Assessore Andrea Civati, oggi è un giorno importante per la città di Varese. Avete presentato le linee guida per il nuovo PGT. In cosa consistono? Sì, più che le linee guida abbiamo presentato la prima fase di lavoro. Le linee guida saranno elaborati i principi ispirativi nelle prossime settimane grazie al supporto scientifico e all'innovatività che metterà nel lavoro l'aiuto e il supporto del Politecnico di Milano, Dipartimento di Studi Urbanistici, appunto per rendere questo lavoro un lavoro semplice, quindi conoscibile e fruibile da parte dei singoli cittadini, dei professionisti, da tutti coloro che vorranno conoscere i contenuti del piano, ma allo stesso tempo altamente innovativo. Recepirà le grandi innovazioni in materia urbanistica di questi anni, dai tutti i temi della rigenerazione, dell'eliminazione del consumo di suono, alle grandissime sfide di carattere ambientale, penso ahimè alla sfida della siccità di questi ultimi mesi, ma metteranno anche un passaggio di sfida, di rilancio della sfida in più, che ci consentirà di progettare i prossimi 10 anni dopo i passati 10 che in qualche modo ci lasciamo alle spalle, con una città molto diversa da quella che l'ultimo piano ci ha consegnato. I cittadini possono già partecipare tra pochi giorni alla realizzazione di questo PGT, in che modo? Con l'iniziativa di mercoledì del PGT, a partire dal prossimo mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, chiunque voglia darci un contributo potrà venire senza appuntamento a Palazzo Stesse e parlare col team del progetto, con il sottoscritto, per darci la sua visione di città. Contributi che verranno verbalizzati e formalizzati, in modo che siano la prima base di conoscenza per il lavoro che ci aspetta nel prossimo mese.